Lorenzo, grazie innanzitutto di essere qui. E vuoi dirci qualcosa così per introdurre il film agli spettatori di Torino? Sì, al volo, perché so il tempo stringe. Beh, intanto per me è un grandissimo piacere, un onore rivedervi dopo tanto tempo. Mi sembra che sia stato qua nel 2004-2005. Vi ringrazio per l'ospitalità e per il supporto che mi avete sempre dato. Importantissimi questi festival proprio per insomma, mettere in luce le produzioni indipendenti come queste. Produzione indipendente, quindi, come sempre, produzione senza finanziamenti pubblici, realizzata con diciamo, il supporto e la professionalità e i ritagli di tempo che tutti noi, tutto il gruppo che l'ha realizzato, ha dedicato per, insomma, portare a compimento un'operazione sempre complessa come è girare un film, insomma, un film indipendente. Per quanto riguarda le cose che dico quando introduco questo, è che piuttosto che non so descrivere attimi di paura, con questo film abbiamo preferito descrivere una solitudine, quindi un'inquietudine, e abbiamo deciso di farlo con le immagini. Infatti i dialoghi sono molto, si possono contare, sì, sono molto rarefatti, sono quasi inesistenti, e insomma ci si augura che, insomma, solo con la forza delle immagini si possa portare avanti questa atmosfera per un'ora e mezza. Era questa un po' la scommessa e la cosa difficile. Insomma, ci auguriamo che la cosa passi, sta avendo dei discreti successi rispetto ai presupposti con cui è partito, e quindi siamo contentissimi di questo, e insomma, sperando di riuscire a fargli passare un'ora e mezza di teso divertimento, perché poi in fondo il cinema deve essere anche un po' intrattenimento e divertimento. Bene, io sono felicissimo che sia qui questo film, che sia qui Lorenzo. Il cinema di Lorenzo incarna perfettamente un po' l'idea che sta alla base del tuo horror, quindi la ricerca del cinema indipendente, e siamo votati a quello. Quindi ancora grazie, io spero che vi divertirete, io ne sono certo, e quindi lascerei subito la parola alle immagini. Questo è Oltre il Guado, Lorenzo Bianchini. Grazie mille. Buon divertimento e buona visione.